questo video tutorial vediamo come creare una particolare colonna partendo direttamente dal suo prospetto. Quindi, disegnato il profilo 2D della colonna, andiamo ad inserire un muro che ci servirà semplicemente come piano di riferimento in vista 3D e andiamo a utilizzare solamente metà profilo della nostra colonna. Come vedete, il profilo dovrà essere aperto in questo modo. A questo punto copiamo il profilo in vista 2D e andiamo ad incollarlo in vista 3D. Quindi ci posizioniamo in vista frontale, allineiamo luci S alla muratura e andiamo ad incollare il nostro profilo. A questo punto, dal menu modellazione 3D, utilizziamo la funzione solido 3D per rotazione, selezioniamo il piano 3D sul quale allineare la rotazione, utilizziamo la tecnica del punto interno, in questo modo viene selezionato in automatico l'intero profilo, e selezioniamo su vista. Definiamo l'asse di rotazione e, come potete vedere, abbiamo realizzato la colonna. A questo punto dovremo salvare il solido 3D come oggetto.